Anche l'Italia si difende bene nella pallanuoto nonostante tutti i problemi che raccontiamo anche in queste interviste, però quando si parla di pallanuoto a livello internazionale non si può non pensare alla Croazia, e nella puntata di oggi abbiamo proprio un tecnico croato trapiantato però in Italia, e quindi avremo l'occasione di fare un po' un confronto tra queste due realtà pallanuotistiche. Saluto subito Gojko Šeparović della Rarinantes Legnano. Ciao Gojko. Ciao, ciao a tutto lo staff. Allora, nato in Croazia, a Spalato più precisamente, tu hai giocato e allenato ad alti livelli nel tuo paese, e quindi vorrei approfittarne per parlare appunto di questa tua esperienza, della tua pallanuoto d'origine, come hai iniziato e soprattutto come hai vinto ben 3 scudetti nazionali con una squadra femminile. Sì. Beh, diciamo, sono tempi sicuramente diversi che di oggi. Erano molto più dure selezioni nel cercare i giocatori giovani promettenti. Poi allenamenti erano quasi a scapito della scuola. Io dovevo organizzare la giornata, ma perfetto in un minuto, se no andava, non so, si saltava magari un esame o si saltava una lezione importante in università, quindi era tutto una corsa, però avevamo grandissima passione per fare questo sport, che era uno sport in cui sacrificavi molto tempo, facevi fatica a studiare tutto, e non era come calcio, quindi non è che poi dicevi vabbè, anche se poi allungo qualche anno università, c'ho da parte sistemazione economica che mi permetterà poi di andare avanti. Questo era veramente un piacere, giocare a questo sport che nonostante che è difficile, io tutti gli amici che li ho avuto prima sono tutti rimasti in qualche maniera dentro, o giocano per i master o sono dirigenti, cioè resta proprio nel sangue questo contatto con l'acqua, questo sport difficile ma in stesso momento bello. Io ho iniziato subito da piccolo, che in epoca categoria tipo under 13 si chiamavano i pionieri, che erano questi pellino più alti di mini acqua gol dell'oggi, perché all'epoca non c'era mini acqua gol, e facevamo subito campionati regionali, che all'epoca c'erano repubbliche, quindi la Repubblica Croata si giocavano campionati, erano tante squadre di Serie A, e c'erano anche le squadre di Serie B e di A2 che giocavano poi alla fine finali, e il livello era veramente, veramente alto. Da quelli campionati le squadre grandi pigliavano poi i ragazzi più promettenti e li portavano poi in città, perché poi dovevano studiare tutto, e università naturalmente non si può fare nel tuo paese piccolo, devi farlo a Spalato o a Dubrovnik o a Zagabria o a Fiume, quindi questi erano centri dove si poi raccoglievano tutti questi atleti, e si concentrava una ottima qualità da dove poi tirava i grandi giocatori delle nostre nazionali. La squadra di pallanuoto femminile è nata su un'iniziativa della federazione, non delle società proprie, perché si è cominciato a parlare che forse un domani, che poi è passato tanto tempo che è diventata la regola, che mi pare ultimamente non puoi giocare se non è una squadra femminile con squadra maschile. Invece già anni 80 cominciamo a dire nella nostra federazione croata, cominciamo a fare questo vivaio femminile, tutto, perché già si parla che potrebbe diventare un obbligo avere oltre squadra maschile anche squadra femminile, e noi l'abbiamo preso come una iniziativa seria. Abbiamo fatto una squadra facendola più o meno dalle ragazze della Isola Corciula, che non avevamo un grandissimo campionario da usare, però per fortuna da 15 ragazze 12 erano perfette,
e quindi siamo riusciti a fare il campionato della Repubblica Croata, poi abbiamo stravinto questo campionato e l'anno dopo la Federazione Jugoslava ha organizzato il campionato jugoslavo e poi in tre anni consecutive l'abbiamo fatto sempre al primo posto con sempre le stesse ragazze che avevano questa passione. Poi purtroppo la squadra si è sciolta per vari motivi, naturalmente uno dei più grossi è che hanno cominciato a studiare ognuna in diverse città e si è dispersa la squadra. E quindi poi ha avuto una piccola flessione interesse per la femminile in tutto il territorio jugoslavo e adesso vedo che si è ripresa ancora e che molte squadre giocano i suoi campionati regionali, anche la Serbia, Montenegro, Croazia, tutti hanno numerose squadre femminili che continuano questa tradizione che l'abbiamo fatto noi perché eravamo le prime squadre che si sono formate sul territorio delle ex repubbliche jugoslave. Ecco, tu tra l'altro hai iniziato hai continuato però ad allenare, tra l'altro hai allenato anche in A2 ed eri pronto ad andare nella massima serie con i tuoi ragazzi, tutti giovani, tutti croati, però è arrivato un episodio che con le dovute differenze può essere paragonata alla situazione di adesso, c'è stato uno stop improvviso a tutto, anche allo sport, allora purtroppo fu la guerra, oggi è il coronavirus. Abbiamo fatto crescere un gruppo proprio dal posto, considerando che sulla isola c'hai 15.000 abitanti, quindi non era facile contrastare un spalato con 300.000 o le altre, però noi o Dubrovnik che aveva 3-4 squadre satellite lì che giocavano il nostro girone e poi si giocava anche con una parte del Montenegro che aveva sempre super squadre nella seconda liga, si chiamava seconda liga jugoslava. Noi facevamo un girone sud, quindi la provincia di Dubrovnik, tutta la squadra di provincia di Dubrovnik con la Bocca di Cataro che aveva una marea di squadre di pallanuoto che anche adesso Montenegro sfrutta tutto da lì. Erano veramente giocatori super talentuosi e era molto difficile, mi ricordo quando abbiamo fatto prima vittoria in trasferta là, dopo 2 anni che abbiamo giocato lì, di un gol proprio all'estremis abbiamo festeggiato 2 giorni a casa, quanto era difficile giocare con loro, erano veramente grandi talenti, come anche noi, e quindi erano partite, adesso paragonando questo, magari metà di squadre di Serie A erano valore di quella seconda serie jugoslava che giocava in 4 gironi. Poi la squadra ha avuto una crescita quando i ragazzi hanno cominciato ad avere 18, 19, 20 anni. Avevamo quasi sicuro primo posto perché ci mancavano solo 5 giornate in cui 4 a casa e una fuori, difficilmente col pubblico che era da noi, c'erano sempre 1000 persone, avevamo una piscina di 30 metri con acqua dolce, gli altri giocavano in estate sul mare e l'acqua dolce per loro era molto difficile da confrontare e noi invece quando andavamo a giocare al mare ci sembrava di avere una Yamaha di 25 cavalli dietro che ti portava avanti e abbiamo fatto, per dirti, l'ultima partita in trasferta a Montenegro e loro ci avevano scritto proprio ci sono queste voci di guerra e tutto, ma noi vogliamo che almeno noi sportivi cerchiamo di dare una mano che non va tutto perso, che venite a noi, ci sono problemi per giocare e tutto, e noi siamo venuti e veramente non è successo niente, però c'era una cosa molto strana, cioè c'era un po' come se fosse tutto fermo, no, non c'era questa noi piaceva andare lì a mangiare, poi loro sono bravissimi di fare carne sulla griglia e tutto, andavano sempre da stesso ristorante a mangiare e tutto, però si è visto che un po' si è spento questo entusiasmo tra la gente, noi non abbiamo avuto nessun problema che qualcuno ci ha aggredito o qualcosa, però vedevi la gente che è un po' triste e noi siamo poi tornati da questa trasferta e due giorni dopo è capitato attacco su Dubrovnik, cioè una cosa incredibile, abbiamo sforato la guerra per 2 giorni, ma non si vedeva niente, abbiamo fatto partita, per dirti,
partita era di noi, ci siamo salutati e il giorno dopo bombardamento su Dubrovnik. E quindi sì, naturalmente un pericolo veramente sfiorato. E dopo tu, tra l'altro, dopo poco sei andato in Italia, in cui sei ormai da più di 20 anni, hai allenato per tantissimi anni Busto Arsizio, e ora sei alla Rarenantes Lignano appunto da 3 anni, e stai cercando di portare avanti un po' quello che ci hai raccontato, quindi il vivaio, i giovani nella pallanuoto italiana, che non so se è esattamente uguale a quella croata. Ma diciamo che il bene dell'Italia è che ci sono tantissime squadre, cioè, noi non abbiamo così tante squadre, siamo obbligati proprio a tirare tutti i ragazzi che arrivano là, tirarli subito dal piccoli per farli crescere, perché non sono tante piscine e non sono tanti, diciamo, iscritti come sono qua. Qua puoi fare con molta più calma questo percorso, che è anche giusto, perché tirare un ragazzo da 8, 9, 10 anni, farli allenare 5 volte a settimana, sparare una forte disciplina e tutto, quando lui è ancora in età in cui dovrebbe giocare, dovrebbe divertirsi, non pensare di diventare un campione nazionale, che poi arriverà con tempo. Diciamo che io mi sono trovato bene qua, non ho avuto problemi per adattarsi al modello. In tutte le squadre in cui sono stato ho cercato sempre di far crescere i miei, non magari attaccare in continuazione dei dirigenti, portatemi questo giocatore, mi manca questo, mi manca quello. Io mi sono sempre accontentato per l'organico che c'avevo, perché i ragazzi, se tu li vedi che hanno talento e hanno alcune predisposizioni, poi è più gusto farli insegnare e vedere che sono cresciuti, perché questo è poi alla fine soddisfazione di noi allenatori della pallanuoto, far crescere qualche ragazzo e vedere che veramente comincia a giocare e comincia a assorbire i tuoi consigli. In questo momento, prima dello stop, avevamo veramente una situazione molto, diciamo, tranquilla nella nostra parte della società. Noi siamo come parte di pallanuoto. Io ho 3 collaboratori che mi aiutano, abbiamo Amadei Luca, Mattei Paolo e Marco Borsa, che gestiscono di squadre giovani, e poi io allenavo 3 squadre, quelle che facevano campionato senior, una di Serie D che faceva campionato fin, e 2 squadre che erano nell'altro campionato, una Master C e una Lega Pro. E allora avevamo fatto un programma, perché volevamo Master C passare in Serie B e magari poi giocare anche il campionato junior in questo campionato B, visto che inizia prima, perché per noi è sempre stato un problema allenare tantissimo i ragazzi per campionato junior under 17, che poi inizia tardi e finisce prima, questo è il problema. Invece qua abbiamo trovato questa organizzazione che già a metà ottobre c'è il campionato, a prima settimana di novembre si comincia a giocare e si gioca preciso fino a fine di maggio, che poi permette anche ai ragazzi finire la scuola, perché poi è maturità e tutto, quindi è fatto proprio un calendario giusto per esigenze dei ragazzi giovani, e volevamo poi gradualmente migliorare, per esempio questi da C passare in B e poi questi di A magari in questa playoff confermare terzo posto. L'anno scorso siamo arrivati quarti, ci è mancata una partita per arrivare terzi, l'abbiamo giocata male e quindi abbiamo perso il terzo posto, però giocando al primo anno in questo livello non è stata una delusione, è stato proprio un successo arrivare ai quarti. L'obiettivo era salvarsi. Quest'anno nel playoff volevamo poi confermare terzo posto, e così ogni anno cercare di fare qualcosa, magari fino ad arrivare a avere 2 squadre in Lega Pro e avere una squadra magari nel campionato fine in Serie C. Ecco, tra l'altro la tua storia è anche molto interessante, proprio per quello che ci stai dicendo, perché all'inizio magari ti sei avvicinato un po' con diffidenza a Pallanuoto Italia, invece ora
stai proprio convincendo la tua società a puntare molto sul nostro campionato e appunto ci parli di avere anche due o tre squadre in una stessa categoria, magari mirare anche alla Coppa delle Coppe che è uscita in questi giorni, quindi state veramente facendo tanto, avete anche un Under 14, un Under 16, quindi appunto puntate molto su Pallanuoto Italia. Sì, puntiamo perché ogni anno il movimento è cresciuto sulle cose che io sempre condividevo, quindi per questo abbiamo sposato la cosa. Se invece Pallanuoto Italia rimaneva come era 10 anni fa, non si potevano fare queste squadre in Lega Pro, queste, perché adesso è fatta proprio per tutti, anche quelli che non sono molto bravi, quelli che sono medio bravi e quelli che sono bravi. Quindi atleti, questo è quello che fa vivere bene la società, perché tutte le nostre società sono autofinanziate, maggior parte hanno queste quote con quale sopravvivono, e anche noi allenatori e tutto il resto, quindi è una collaborazione reciproca. Tu vuoi iscrivere più giocatori, però se poi il livello è giocare in Serie B o in Serie A2 o in Serie A1, molti li perdi. E tutti gli anni cercare nuovi non è facile, perché non è solo pallanuoto che esiste come lo sport. La maggior parte di gente vuole giocare a calcio perché li assicura un futuro, appena entrano a giocare in C1 cominciano a guadagnare belli soldi, quindi bisogna tenere stretto tutti i giocatori. Invece questa cosa qua che ha fatto adesso Pallanuoto Italia, che ha migliorato molto in qualità dei campionati, ti permette di magari entrare con un under 12. E questo ragazzo con under 12 può finire la sua carriera giocando fino, ma anche a 50 anni giocando in un Master C per divertirsi. Quindi continuamente puoi giocare. E se invece hai voglia di allenarsi di più, vai in questo campionato di Lega Pro. Quindi è veramente come idea perfetta, perfetta anche per, ti dico, per autofinanziare la società. Tu adesso in questa situazione, chiunque si iscrive, non perdi neanche un giocatore, perché li trovi sempre un livello dove può giocare e divertirsi. Non è solo magari piazzare uno in Lega Pro e perdere 30-0, quindi un anno te lo fanno e poi non ti vengono più. Però se lo metti in un campionato Master C, già riesci a trovare un equilibrio di qualità, vince qualche partita, qualcuno la perde, comincia a fare gruppo e si innamora dello sport. Ecco, questo è quello che è molto interessante del vostro movimento, che possono trovare spazio tutti i giocatori che si iscrivono. A prescindere, ecco, quindi, bravo. Detto da appunto un allenatore croato, ci rende davvero orgogliosi, e speriamo appunto che la Rarinantes Legnano possa sviluppare innanzitutto questo progetto con tutte le sue squadre. Il momento non è facile, però tu di difficoltà a questo punto te ne intendi da quello che ci hai raccontato. Adesso appunto si è ancora praticamente fermi, la pallanuoto non è uno sport sicuramente facilitato dalla distanza, nella vostra piscina ci sono anche dei lavori, però speriamo che si possa riprendere un po' tutto il più presto possibile. Beh, sicuramente la pallanuoto è un sport di contatto, quindi bisogna aspettare il momento quando le misure di distanziamento si un po', diciamo, rientrano e quindi si può continuare a lavorare. Se no, iniziare anche solo con nuoto va bene, perché star fermo è difficile. Chi fa attività in acqua va bene per un mese, magari il video allenamenti a secco. Adesso su YouTube puoi trovare un sacco di ragazzi bravi, anche stranieri, tutto, che ti fanno 1000 esercizi e ti puoi divertire, però dopo un po' poi bisogna bagnarsi i capelli, come si dice. Quindi anche se si può iniziare a nuotare, sarebbe interessante, perché dopo lunga pausa un paio di mesi di nuoto piacerebbe a tutti, e poi piano piano rientrare nel pieno regime, giocare le partite e tutto.
questo lo vedo io come una cosa possibile, partire così. Non speriamo sarebbe... di presto di appunto di ritrovarci in vasca proprio a giocare la tua pallanuoto italo-croata, diciamo così. Noi ti ringraziamo tantissimo per queste parole, per questa esperienza, appunto speriamo di avere modo di parlarne ancora presto insieme, e in bocca al lupo anche a tutti i tuoi ragazzi. Grazie anche voi per questa opportunità di fare due chiacchiere. Cosa dire, forza pallanuoto, non molliamo. Grazie, grazie Goico, è sempre bello viaggiare nella storia e nella geografia, e sempre bello scoprire che Pallanuoto Italia riesce a conquistare spazio in questa storia e in questa geografia. Grazie di essere stati con noi e alla prossima.